Può capitare a chiunque di sbagliare e di lavorare un diritto al posto di un rovescio o viceversa. Per esempio, qui sono stati lavorati due diritti invece di due rovesci. Non c'è bisogno di disfare il lavoro, ma li si può recuperare molto facilmente con l'uncinetto. Ho detto che qua al posto di due rovesci sono stati lavorati due diritti, quindi noi dovremmo ricostruire i rovesci. Però dico subito che è più facile il recupero delle maglie diritte. E visto che una maglia rovescia dall'altro lato del lavoro si presenta a diritto, ci conviene proseguire tranquillamente fino ad arrivare al punto in cui abbiamo sbagliato, dal lato in cui questo punto risulta a diritto. Ecco il nostro errore, il primo, questo è il secondo. Assicuriamo queste maglie spingendo il ferro più in là. Lasciamo cadere dal ferro la maglia che sta sopra la maglia incriminata. Tiriamo un po' su anche questo per non lasciarle cadere e aiutandoci magari con l'uncinetto, smagliamo queste maglie fino a quella sbagliata. Mentre lo facciamo, tiriamo questi fili in modo che rimangano ordinati, perché qualche volta, specialmente se il filo è fine, è facile sbagliare e lavorare prima questo e poi quello. Invece è importantissimo, naturalmente, andare rigorosamente in ordine. Disfatta la maglia sbagliata, ricostruiamo la colonnina dei diritti con l'uncinetto. Entriamo nella maglia, allontanandoci da noi, passiamo sotto il filo, lo agganciamo e tiriamo verso di noi, facendolo passare nella maglia. Ed ecco che abbiamo recuperato la nostra maglia sbagliata e ora dobbiamo ricostruire le compagne. Quindi proseguiamo andando lontano da noi sotto al filo. Lo agganciamo e lo portiamo verso di noi facendolo passare nella maglia che abbiamo sull'uncinetto. E ancora agganciamo e tiriamo verso di noi. Andiamo lontano sotto e poi verso di noi dentro la maglia. Mi allontano passando sotto, aggancio e avvicino. E così abbiamo ricostruito le nostre maglie diritte. Può essere necessario riassestarle un pochino perché la tensione cambia e potrebbero storcersi un pochino. Dopodiché continuiamo a lavorare normalmente. Ora dobbiamo recuperare quest'altra maglia. E quindi facciamo la stessa cosa. La lasciamo cadere dal ferro, smagliamo, assicuriamo anche qua. Dobbiamo fare anche attenzione a non fare le maglie ritorte, cioè che non ci venga la tentazione di fare così. Apriamo bene la maglia, entriamo. Passiamo sotto al filo, aggancio, tiro, passo sotto, aggancio, tiro, passo sotto, aggancio, tiro. Evito anche l'errore di fare questo e questo qua rimane abbandonato a se stesso, no? Prima quello più in basso e poi il successivo. Come dicevo, se dobbiamo ricostruire le maglie rovesce, ci conviene girare il lavoro e comunque lavorare a diritto. Però potrebbe essere necessario ricostruire magari una sequenza di
un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio e così via. Sarebbe troppo scomodo girare e rigirare il lavoro. Quindi è utile saper fare anche il rovescio con l'uncinetto. È fatto, diciamo, al contrario del diritto. Mentre per fare il diritto andavamo lontano da noi, qua viceversa, passiamo prima sotto al filo, venendo verso di noi. Entriamo da dietro nella maglia, la portiamo dietro al filo, così il filo è passato davanti. Ora il gancio dell'uncinetto è rivolto all'insù. Lo giriamo in giù, agganciamo il filo e lo tiriamo lontano da noi facendolo passare nella maglia. Per fare la maglia rovescia successiva, magari mantenendo un pochino per non farlo scappare, usciamo. Controlliamo bene l'ordine dei fili. Passiamo di nuovo, venendo verso di noi, sotto al filo, dentro la maglia, portiamo la maglia dietro al filo, giriamo giù il becco, agganciamo il filo e di nuovo lontano da noi lo tiriamo nella maglia. Usciamo ancora, passiamo dietro, da sotto, agganciamo, portiamo la maglia dietro al filo, giù il gancio, aggancio il filo, lo tiro là. E ancora mi allontano, mi avvicino, porto la maglia dietro, giù, aggancio e tiro. Cioè, se uno deve ricostruire tutta una colonna di maglie rovesce, non ne vale la pena. Giriamo il lavoro e lavoriamo a diritto. Se dobbiamo fare un rovescio, un diritto, entriamo verso di noi. Facciamo un rovescio e subito un diritto. Usciamo, facciamo il rovescio e